Ciao amici, bentrovati, sono la Tata Dani. Oggi insieme alla Tata Melita abbiamo pensato di svelarvi un segreto. Ta-da! Dovete sapere che in casa ci sono moltissime cose con cui si può colorare oltre ai colori. Io oggi ve ne faccio vedere una. Sapete cosa sono questi? Scommetto che li avete già visti questi barattolini nelle cucine delle vostre case. Sono spezie. Le spezie sono queste polverine che servono a insaporire e profumare quello che mangiamo. Ma dovete sapere che se le mischiamo con un pochino di acqua, si colorano e quindi le possiamo utilizzare per disegnare. Oggi io vi faccio vedere in particolare questa. Si chiama curcuma e come vedete è gialla. Io l'ho già preparata in un piattino. Eccolo qua. L'ho mischiata insieme a un po' di acqua calda e vedete che sembra proprio quasi come le tempere che usiamo al nido per colorare, è diventata una cremina. E adesso vi faccio vedere che si può fare proprio un disegno come se fosse una tempera. Io uso il pennello, ma se voi volete potete utilizzare anche la spugna come abbiamo fatto l'altra volta, oppure anche le mani, perché no? Guardate. Ecco qua. Ho colorato di giallo. E vi ricordate quando abbiamo letto al nido il libro del mostro dei colori, che cosa diceva il mostro del giallo? Che il giallo è il colore del sole e dell'allegria. E io vi invito ad essere tutti molto allegri. Ci sono tante altre spezie in casa che colorano, ad esempio il curry, lo zafferano, oppure anche il caffè. Vi invito a scoprire insieme alla mamma e papà quali spezie avete in casa, ad annusarle perché fanno degli odori molto particolari, ad assaggiarle perché così scoprite dei sapori nuovi e poi anche a scoprire quali colorano e quali no, perché non tutte possono essere usate per colorare. Se avete voglia, potete anche andare su YouTube a leggere insieme alla mamma e papà I colori delle emozioni, che è il libro del mostro dei colori. Vi mando un grandissimo bacio, mi raccomando, tutti i disegni che fate metteteli nella scatola che avete decorato con Melita, così noi appena possiamo vederci guardiamo tutte le vostre opere d'arte insieme, ok? Un bacio grande, a presto!